Valentina Persia. Valentina Persia. Tanto questo lo dico tutte le sere, dovunque sto dico la stessa cosa. Buonasera, buonasera. Allora, per un'indagine personale, prima di entrare nel vivo dello spettacolo, chi è che arriva dal nord Italia? Alzi la mano. Ci sono. Da dove arrivate? Bergamo, Milano, quindi Lombardia, dove? Italia. Torino, poi? Chi è che Roma, dove stanno quelli di Roma? Chi è che arriva dal centro Italia? Alzi la mano. Chi è che ha detto la signora? Da Brolo, beh, centro Italia. Chi è che arriva dal sud Italia? Alzi la mano. Vedo che c'è pure qualcuno che non ha capito da dove arriva. Allora, ovviamente io ringrazio chi è che ha scelto il mio spettacolo, ma a ringraziare, perché so che è una kermesse molto piena, qui a Rometta avete avuto molti artisti su questo palco, ovviamente facciamo un applauso grandissimo al gruppo dei ragazzi veramente molto molto bravi, io ho ballato un pochino dietro nonostante il tacco. Dovete voi ringraziare chi è che ha scelto il mio spettacolo, e vi dico il perché. Perché questa sera, oltre che a ridere, spero che insomma ridiate parecchio questa sera con me, avete la fortuna di vedere su questo palco naturale l'unica comica figa che c'è in Italia. Ancora per un po' di anni, poi c'è il tracollo. Modestamente, certo, io sono sempre modesto, come si dice a Roma, ma canto e ma sono. Ed è bello, è l'emozione, non vi nascondo, non è, questo non lo dico tutte le sere, come ho detto prima, in maniera un po' sciocca, che siete un pubblico meraviglioso, ma devo dire che quando atterro in Sicilia, per chi conosce il mio percorso di artista, ma soprattutto di donna, sono a casa. Atterrare oggi all'aeroporto di Catania, già il fatto che è riaperto, è stata un'emozione. E il giorno 21 luglio sono partita, ma non sono ritornata. Io sono qua ferma dal 21 luglio. E devo dire che ogni volta che atterro a Catania tocco per terra con la mano e lancio un bacio, perché ho avuto la fortuna di vivere 4 anni in questa regione così bella, così calorosa, di gente schietta, sincera, molto 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 ospitale, e io mi sento, sai quell'odore che quando arrivi a casa lo riconosci? Ecco, io quando atterro in Sicilia sono a casa, veramente, mi sento di appartenere a questa terra a filo doppio. E poi la sincerità, la solarità del popolo siciliano. Io appena sono atterrata a Catania mi si è avvicinata una signora, fa da lì a cucce. È durato in effetti un paio di ore, perché a Catania Pucci. Dice, ma lei non è Valentina Persia? Dico sì, signora. Dice, ma lo sa che è meglio da viva? Vabbè, da morta non deve essere una bella veduta. Un'altra signora mi ha detto, ma lei non è Valentina Persia, quella che lavora per la televisione? Dico sì, un altro paio di rate e l'ho finita di pagare. Poi comincia a lavorare per la lavatrice, la lavastoviglie. C'è sempre qualcuno che immagina, vedendo una donna così procace su un palco e che fa televisione, oramai quest'anno festeggio 30 anni di carriera, nell'immaginario comune, fatelo, nell'immaginario comune si pensa sempre che una donna che fa spettacolo, nonché uno spettacolo di donna, ma cosa avrà fatto mai per avere tanto successo, Le male lingue diranno chissà cosa dovrà fare, chissà cosa avrà fatto per avere tanto successo. Lo pensavo anch'io, anzi soprattutto lo pensava mia madre, quando all'età di 18 anni, dopo svariati anni di danza classica in una famiglia di 4 fratelli maschi, mia madre avrebbe voluto una ballerina. Io ho capito che non volevo essere una semplice ballerina di fila, ma io volevo stare nel palco sul proscenio, cioè dove arriva la luce diretta, volevo essere sola a conquistare gli applausi. Dissi a mia madre che avrei voluto fare l'attrice.
E mia madre, una donna molto sincera, oggi 85enne, mantiene la stessa sincerità con i propri figli, mi disse: fai attenzione, perché per lavorare nel mondo dello spettacolo come attrice, un giorno, in quanto tu donna, ti potrebbe venir chiesto di scendere a compromessi. Io ai miei 18 anni non ero sveglia come i ragazzi di oggi, non capivo cosa mia madre mi stava dicendo. Dico: mamma, che vuol dire scendere a compromessi? Mia madre, per una migliore comprensione, ha cominciato a girare la mano da questa parte. Ho detto: mamma, perché giri la mano? Scendere a compromessi nel senso che devi fare un'opera di beneficenza. E gli disse: cioè, la devi dare. Credetemi, Rometta, festeggio quest'anno 30 anni di carriera, in 30 anni di carriera me l'avesse chiesta uno, ma io gliel'avrei data, tanto che te la conservi a fa, poi arriva qua sotto, te si invecchia, non la vuole più nessuno. Che una serata di venticello come questa era pure comodo, te la mettevi tipo sciarpetta sulle spalle, niente da fa. Cioè, ma le donne dello spettacolo se la tirano, pure io ci ho provato, ma fa un male cane, non è de pongo. Che te la conservi a fa, che poi gli anni passano e la tua migliore amica si invecchia. Poi fateci caso, quando superi i 50 i peli non ti crescono più. Tu hai passato una vita a fatte la ceretta, che a sapere che poi in crescevano non me la facevo, facevo la barbuta per 45 anni. Adesso ti cadono da tutte le parti, non ti crescono più, non ti crescono sulle braccia, non ti crescono sulle gambe, ti crescono un po' lì pochi, però lì a un certo punto cadono, rimbalzano e te si piazzano sul pizzetto, ma dei chiodi sul pizzetto, che tu dici: ma com'è, dappertutto mo' in faccia salgono, tutto cambia. Voi uomini, ditemi se non è vero, siete cresciuti con mamma che va sempre detto al maschio: quando vai al bagno alza la tavoletta. È vero, adesso gli uomini hanno imparato ad alzare la tavoletta, adesso 60 anni per fargliela abbassare, abbassa la tavoletta. No, adesso hai imparato. Ma l'uomo in quel momento è distratto, hai visto, si mette là e dice: dopo devo chiamare Michele. E noi donne, anche a noi donne, mamma ci ha sempre detto: quando devi fare un goccino di pipì e non sei a casa che è tutto pulito, disinfettato, non ti appoggiare. Ma noi donne facciamo facile a non appoggiarci, perché una volta che tu trovi il baricentro... la fai cala dritta. Prima dei 40, dopo i 50 c'è una cosa una volta al mese che accade che ancora non siamo riusciti a capire perché. Tu trovi il baricentro con la voce di mamma: non t'appoggiare. Trovi il baricentro e la fai, o tutta sulla coscia destra o su quella destra. Quelle che ridono pisciano tutte di traverso, non come me. E allora pensi: oddio, mi si è girata contro, oddio, mi si è chiusa da una parte. Ma quanto è brutto. E poi dici: vabbè, quando vai fuori, sei a casa tua, sei tranquilla, mica vero. Perché una volta noi donne, prima dei 40, andavamo qualche volta nelle balere, andavamo a ballare, o in discoteca, chi è più giovane, e tu ballavi tutta la notte, fino alle 5 della mattina, bevevi qualsiasi cosa, andavi a casa, ti mettevi a letto, erano le 6 di mattina, ti svegliavi alle 9 della sera, del giorno dopo il bagno non lo vedevi mai. Dopo i 50. Se la sera te fai un cucchiaio di acqua, la notte è una via crucis. Letto, cesso, cesso, letto. Che poi ci vai per la sesta volta, torni a letto e c'è quella goccetta che fa... Ma ti potevi aggregare, no? E quindi fai prima a dormire sulla tazza del cesso col cuscino sullo scarico, perché tanto non ne esci. Quanto cambia, quanto è brutto. Tutto cambia, a una certa età tutto cambia, ma bisogna arrivarci preparati. Io, ad esempio, 2 anni fa sono stata chiamata per partecipare a un reality, io non ne avevo mai fatti, pensavo di non farne perché pensavo di vivere del mio talento, della mia arte, della recitazione, e invece eravamo fermi, come tutti sapete, dal Covid, noi artisti più di chiunque altro, perché si va per le piazze e quindi non si poteva, in televisione era tutto fermo, e mi hanno proposto di partecipare all'Isola dei Famosi. Non so se qualcuno di voi ha visto il mio percorso. Ecco, voi fate... Io dovevo partire, ma la vicina di casa, quando gli ho detto parto per l'Isola dei Famosi, mi ha guardato e mi ha detto: parti così? Io: perché, come devo partire? Ma con tutti sti chili che c'hai sopra, ma non ti vergogni a mettere in costume? Dico: perché, sarà a Rete Unificato, il canale 5 si vede un pezzo di culo, a Rete 4 ma devi fare una dieta. Beh, sappiatelo, io chi fa la dieta non lo tollero, le mie amiche sono tutte amiche che mangiano, perché poi la donna che fa la dieta la riconosce, è quella che per strada cammina così. Mio padre diceva: quella mi ha cagato, vedi? Anche perché se non mangi, ma te la compra la carta, che ci vai a fare? I blocchetti di cemento, che ci vai a fare?
E allora io ho detto all'amica mia, dico, va bene, allora vorrà dire che seguo il tuo consiglio e vado a fare la dieta. Sono andata dal mio dietologo, dal mio nutrizionista, e ho detto, dottore, dovrei perdere 10 kg perché devo partire per un programma televisivo in Honduras e mi devo mettere in costume, vorrei fare una figura. E lui mi fa, allora per togliere 10 kg devi togliere le 4 P dalla tua dieta. Dico, quali sono? Pasta, pane, pizza, patate e via. Dico, quale so? Pasta, pane, pizza e patate e via. Io ho detto, metteci una quinta di P. Qual è, porca puttana, che campo a fa? Ammazzano subito. Dice, no, guarda che non è vero, perché la pasta la puoi mangiare. Dico, veramente, sì, 60 grammi ti aspettano di diritto. 60 grammi? Io 60 grammi sento giusta se buona de sale, so finire. Ma come si fa? Quelle donne che fanno la dieta, che vanno dal salumiere e le dicono, schifate, vorrei 75 grammi di prosciutto magro. Se il salumiere dice, signora mi scusi, è un etto, che faccio? Ho detto 75! Quando ci vado io? Vedete tre etti di mortadella? Ah, signora, è mezzo chilo, lascio. Ma tre fette in te le mani prima di tornare in macchina, ma far bravo. Sono quelle che ti invitano a prendere un gelato e tu gli dai la prima, prego, ordina tu. Lei va davanti al reparto frutta? Allora vorrei mirtillo, fragola, amarena e limone. Che tu gli avrebbe da dire, ma una pigna sopra, no? Ma il gelato è buono di crema, cioccolato, pistacchio, zabaglione, panna sopra. Ma poi, scusate, sto pistacchio in Sicilia, ma levatemi una curiosità. Ma il pistacchio a Bronte, quanto produco pistacchio? Che ormai pure la carta igienica di pistacchio hanno fatto, non se ne può più. Allora fai una matriciana, una grattata di pistacchio. Te pigli il caffè, grattaci il pistacchio. Basta con sto pistacchio! Non ce la facciamo più, voglio andare a Bronte e fare una querela, basta! Ci stanno quelli di Bronte che ne la fanno più, c'è una roba, c'hanno tutti imburuti. Ah, non se ne può più, però hanno fatto un'indagine, fate attenzione, se tu donna stai cercando l'uomo della tua vita e tu uomo stai cercando la donna della tua vita e vuoi sapere se a letto è una persona che ci sa fare, devi guardare prima come mangia, perché così come sta a tavola significa che sta a letto. Io un mese fa entro in un ristorante, c'era un bel ragazzo moro con gli occhi azzurri e si stava mangiando insalatina così. Dico, capire, questo a letto fa uguale. Acchiappa uno con una bella panza che si fa la scarpetta. Tu immagini, questo a letto ammazza pure l'elefante dell'Hemiflex, ma era solo lì. Gli americani stanno, non vi preoccupate dei vostri figli, eh? Se esce qualche parolina stasera, oggi i vostri figli ne sanno più di voi. E se ne sanno più di voi, la colpa è vostra, perché una volta a casa avevamo meno stanze, ma i muri erano più spessi. Adesso per avere più stanze i muri si sono assottigliati. Quindi la sera, quando siete in camera da letto con vostra moglie, cercate di fare una cosa tranquilla, anche perché fateci caso, in quel momento sembriamo tutti giapponesi. La signora ride perché si vede che fa così, maiala. E c'è questo bambino che sente provenire questi lamenti dalla stanza dei genitori, spalanca la porta e trova il papà abbracciato sopra la mamma. Dice, oh, ma che è stato a fare? Il papà, preso alla sprovvista, dice, no, niente, pensavamo di darti un fratellino, ma chi va chiesto niente? Chiude la porta e se ne va. Due giorni dopo, lamenti ancora più forti. Sento io, sento... Il bambino spalanca la porta, stavolta trova la mamma sopra il papà. Dice, adesso che fate? La mamma, presa lei alla sprovvista stavolta, dice, niente, pensavamo di darti una sorellina. Dice, allora non ci siamo capiti, io non voglio il fratellino ma non voglio neanche la sorellina, sto bene da solo. Rometta, tre giorni dopo, fuochi d'artificio, sangue da chi ne morde, no. Il bambino si mette al buco della serratura e vede la madre a quattro zampe e il papà di dietro, spalanca la porta, oh, non voglio manco il cagnolino. Ma che gli ha sta a spiegare? Se gli ha a spiegare io non voglio. Ci sono bambini, fatemi vedere, chi sono questi ragazzi? Ci sei? Avete preso quell'altra nella prina? Appaiai! Ho fregati! Ne la faccio più con sta appaiai! I miei figli, mo, mi ci fregano, se mamma, appaiai! Ma chi è sta appaiai? Oh, si ne ammazzano. Chi di voi ha un cellulare, ragazzi? Quanti anni avete? 11 anni, ma chi chiama una 11 anni? Chi chiama l'ostetrica che l'ha fatto uscire fuori? Chi chiama? A 11 anni io non arrivavo manco al telefono di casa. Però oramai ci siamo messi al passo, anche mia nonna, credetemi, 98 anni si è fatta al telefono cellulare. Dico, nonna, ti sei fatta al cellulare? Dice, ma che è? Dico, no, il telefono senza filo, si sono fregati la cabina, si sono fregati. Che adesso fateci caso. Hanno fatto un'indagine in America, perché gli americani sono bigotti, ma per certe cose, soprattutto a livello tecnologico, sono avanti.
Hanno fatto un'indagine, hanno visto che il telefono cellulare portato troppo spesso vicino alla testa manda delle onde elettromagnetiche che ti potrebbero danneggiare il cervello. Allora adesso usiamo tutti l'auricolare, quegli auricolari piccoli, quelli senza filo, quelli mozzi così. Solo che la gente per strada parla da sola. Io sono arrivata oggi a Catania, c'era un ragazzo vicino a un cespuglio che faceva: come stai? Ma tu chi sta parlando? Ti sembra un po' giusto periodo. Ciavante, va, Anna, cerca di risollevarti. Ho detto: ma questo con chi sta a parlare? Che poi per risollevare la situazione, voi maschietti, fate attenzione. Perché poi pensate che a una certa età è tutto facile, andate in farmacia a comprare quelle pasticchette azzurre. Fate piano. Attenzione che rimanete sdraiati come una lucertola. Un amico mio è andato in farmacia e senza dire niente alla farmacista ha aperto tutte e due le mani così. La farmacista l'ha guardato e gli ha detto: crema per le mani? Mi devi dare 10 pasticche di Viagra perché domani atterra un aereo con 160 californiane e voglio fare la mia porca figura. Incredula la farmacista gli snocciola 10 pasticche di Viagra e il mio amico se ne va. Il giorno dopo ritorna un'altra volta in farmacia con le mani così, la farmacista incredula: altre 10 pasticche di Viagra? No, crema per le mani, l'aereo non è atterrato. La signora contenta come batte le mani, è vero. Lo so che la state aspettando perché la mia carriera, questa sera faremo un po' un percorso personale di quella che è stata la mia vita artistica e non. Sono arrivata nel lontano 1994 a un programma televisivo che si chiamava La Sei L'Ultima e in questo programma io raccontai questa barzelletta con la quale vinsi la mia prima puntata e poi mi hanno tenuto nel cast per 10 anni in seguito poi e dopo. E con questa barzelletta che ho vinto la mia edizione, allora c'era un grande presentatore che mi disse: Valentina, brava, sei talmente brava che questa barzelletta negli anni la dovrai sempre raccontare perché diventerà il tuo marchio di fabbrica. Ci aveva visto lungo, perché questa barzelletta in 30 anni di carriera, oltre a essere divenuta il mio marchio di fabbrica, è diventato anche il mio grande portafortuna. Quindi questa sera a Rometta, distanza di forse 35 anni? Lo possiamo dire perché comunque sono stata qua tantissimi ma tantissimi anni fa e anche allora la raccontai iniziando lo spettacolo, la voglio riproporre perché oltre a essere diventato il mio cavallo di battaglia è diventato anche il mio grande portafortuna. Quindi insieme con voi vorrei fare un grande applauso a quel grande conduttore che rispondeva al nome di Gigi Sabbani. Grazie Gigi, ci sei da 30 anni sempre con me. E la barzelletta in questione faceva più o meno così: ci sono 3 amici zoppi che vanno al mare. Non fate non mi dite che è vecchia perché pure mia nonna è vecchia, ma non è una roba vecchia la butta. Però zoppicavano uno in modo diverso dall'altro, perché il primo zoppicava così, il secondo zoppicava così. Sta 30 anni che la faccio, prima o poi mi parta la rotola. E il terzo zoppicava così. Dice: ma adesso se andiamo al mare e arrivano 3 belle ragazze, come facciamo a conquistarle? Si alza uno dei 3 e dice: guarda, ho risolto io. Dice: veramente, senti che idea. Arriviamo al mare, ci sdraiamo su 3 sdraio, fermi, immobili, nessuno si muove, chiunque si avvicina non si accorgerà di niente. Bravo. Arrivano al mare e si sdraiano su 3 sdraio, fermi, immobili, dopo 9 ore a Ragosta. Arrivano 3 belle ragazze. Ciao ragazzi, come vi chiamate? Antonello, Luca, Paolo. Voi? Simonetta, Sabrina, Annarita. A un certo punto si gira Annarita e dice: ragazzi, che caldo, andiamo a fare il bagno? Si alza il primo: oddio come scotta sta sale. Il secondo: dillo a me, è pure piena di buchi. E il terzo: non vi preoccupate che le copro io. Grazie. Sì sì, voi ridete ma non sapete che mi è successo a me alla fine di sta barzelletta. La prima volta che l'ho fatta stava a Napoli. Come ho finito di raccontarla, si è stata una signora in prima fila, dice: a me non mi è piaciuta per niente. Mi sarei sparata.
Tornata dall'Isola dei Famosi, dove sono arrivata seconda, è stata un'emozione bellissima, è stata un'esperienza molto difficile, perché molti mi domandano, ma è vero che non si magna? Come fai a perdere tutti sti chili? Non è che di notte vi è qualcuno che ha cannuccia e te succhia. Sono tornata a casa, la vicina di casa mi ha visto, fa brava, sei stata brava, adesso ha visto, hai perso tutti questi chili, mantieniti, che adesso tu hai rotto i coglioni, te ne devi andare da casa, cambia palazzo perché non ti sopporto più. E mantenere la fisicità non è facile. Io per esempio tutte le mattine mi alzo alle 5 di mattina e vado a fare una camminata veloce sotto casa, tanto alle 6 apre il forno che fa il pane prima di telecresco. E devo continuare a fare la dieta, perché io, davanti allo specchio del bagno, ho messo appoggiato la fotografia di una donna che per me è la donna più bella che c'è nel panorama televisivo italiano, nonostante lei non sia italiana. Continua a lavorare, fa soldi, cambia uomini, sforna figli. Chi è? Alza la mano gli uomini a cui Belen non piace. Alzate la mano, siate coraggiosi. A chi è che piace invece alzate la mano? Guarda la moglie, butta giù quella mano, ti piglia tombolato. Metti giù quella mano, fituso. La Rodriguez, non dobbiamo cercare di assomigliare a queste donne, io ci provo, ma non è fattibile, perché queste sono donne che arrivano da una terra in cui gli accenti sono tutti in levare. Hai visto come gli fanno una domanda? Da dove arrivi? Dall'Argentina, ecco perché il lato bianco. E da donde? Buenos Aires, lo domandano a te, da dove arrivi? Rometta, guarda dove è finito il culo, sotto i piedi, non ce la fai manco col trabattello a tirarlo su, ma perché noi siamo italiane, basta con ste straniere! Prima o poi pure a lei sto lato B crolla e noi sotto sì! Azzo, ma la forza di gravità, ma che sono fatte al contrario queste? Basta! La Rodriguez che è arrivata dalla lontana Argentina si è portata tutta la famiglia, soldi su soldi su soldi, ma voi che ne sapete quanto si è dovuta piegare? Roba che se vado io in Argentina per far fortuna della famiglia mia mi rimandano a casa il giorno dopo col treno, manco con l'aereo, 68 ore di viaggio. La Rodriguez ti fa sesso anche quando va di corpo. Io me la immagino, devo fare la cacchegna. Si siede sulla tazza che è così, un buchetto stretto perché le chiappe quelle. E si fa le foto, si fa i selfie sulla tazza. Fatte una foto quando ci vedo. Lottatori di sumo. Aggrappati alla tazza. Faccia caso, quando vai al bagno noi italiani si gonfiano due vene qua in mezzo alla tazza. Quella è la vena cacato. Ma che te vuoi fotografare? La Rodriguez quando appare in televisione, tu uomo sei seduto vicino a tua moglie sul divano, dai le spalle a tua moglie per non far vedere la reazione. Come appare la Rodriguez, la faccia dell'uomo italiano è questa. Noi donne. E tuo marito te guarda e fa state zitta. E noi, ma cosa c'ha? Ma questa cosa c'ha? Se gli togli la bocca, il seno, la pancia, il sedere, le cosce, ma che ci rimane? Il marito, ci rimani te, ci rimani. Ma state zitta, ma non vedi come sta? La Rodriguez è detta anche moda, oramai lei è social, viene brandizzata, tutto quello che fa lei lo dobbiamo fare pure noi perché non siamo nessuno. Lei si è fatta le unghie finte, noi donne italiane tutte a farci le unghie finte, io me le sono fatte una settimana fa per non farmi parlare dietro, eccole qua. La prima volta che mi sono fatta il bidet, un dolore, stava a fare la fine del Capitano Uncino. La Rodriguez porta il perizoma, noi donne tutte col perizoma per assomigliare a lei, solo che noi donne italiane queste hanno le misure 90-60-90, noi 90-130-180, una piramide da Cheope. Allora se tu dopo i 40 ti ostini a mettere il perizoma perché magari porti una gonna fasciata, come ti sei comprato il perizoma devi andare dal ferramenta a comprare un paio di tenaglie perché la sera quel filo non si sa dove è finito. Vai da tuo marito amore da lì perché pare teneva in mutande stamattina, non è mio sto filo. Fermi, lo facciamo tutta la fine, ricordatevelo. La Rodriguez balla latinoamericano, tutte noi a ballare latinoamericano. Hai visto la Rodriguez balla Despacito. E noi donne tutta a scuola di ballo Despacito. Ma noi facciamo questa faccia giusto perché la mutanda. Ma non ci abbiamo il fisico, lasciate fare.
Queste se ballano Despacito, noi con le chiappe che ci abbiamo, al massimo possiamo ballare giuri, 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 di tutto. Ma questo possiamo fare. Ce l'abbiamo le nostre tradizioni, lasciamole fare. Non ci appartengono, non ci appartengono, lasciate anche se i vostri uomini sbavano, ma tanto... Ma lasciate fare! La Rodriguez quando è scesa dal Festival di Sanremo si è aperto il sipario, si è fatta quella scalinata, si sentiva l'odore della pampas argentina fino a casa. Un vestito azzurro e rosa, si apre questo vestito, boom! Minchiate farfalla! Da casa noi donne? Ah, che volgarità! Certo! Io non me la sarei fatta e avresti fatto bene, perché col fisico che abbiamo noi ti può fare un ornitorinco sullo stomaco, una blatta su una chiappa. Ma io mi sto impegnando, sa, perché io ce n'ho 52, questa ce n'ha manco 40, voglio vedere quando arriva all'anni mia. Voglio vedere dove va a finire, però pensate se quest'anno, come ha fatto lei anni fa, se Amadeus si convince e Festival di Sanremo me lo fa a me. Ma perché non può essere? Una bella italiana ciaciona, solo che al Festival di Sanremo io mi sto preparando, perché se arriva la chiamata devi essere pronta. 79esimo Festival di Sanremo, allora a parlare so parlare, a presentare i cantanti li so presentare, se mi dovessero far cantare qualche canzone riesco ad accennarla, ma devi saper sfilare, perché se Amadeus fai conto mi presenta e mi dice: signori e signori, quest'anno al 79esimo Festival di Sanremo sul palco questo prestigioso teatro Ariston ho il piacere di avere accanto a me Valentina Persia, si apre il sipario, tu non puoi scendere, eccomi, sta brutto. E allora io sto facendo un corso di portamento e vi faccio vedere Valentina Persia da attrice comica, se non è meglio di una modella. Prego regia. Fateci caso, queste modelle quando sfilano stanno sempre arrabbiate, hai visto la faccia? Due sono i motivi, sono le scarpe che sto stretto e la fame. La seconda non si scappa. Hai visto quando il giornalista gli fa una domanda? Ciao, posso farti una domanda alla modella? Sì. Ride perché qua c'è aria. Cioè, come fai a essere così magra? Devo dire la verità? No, se ti avanza una cazzata, lo dice, mo te... Cioè, guarda, non lo so, perché mangio tutto quello che voglio. In palestra non vado perché sono pigra. Evidentemente ho un metabolismo molto attivo. Ce l'ha attivo, il mio è morto di metabolismo. Al metabolismo mio quest'anno io ho detto: alzati, alzati che facciamo la prova costume. Ma guardato, mi ha detto: compa del maglione che andiamo in montagna, la so. Ma quanto te danno noia quelle amiche che ti dicono: guarda, ma quanto sei magra. Eppure mangio, eppure muori. E tu fra un po' muori. Cioè, non faccio neanche sport, crepa. Crepare, tu non hai diritto di vita. E allora io continuo a fare le diete, è una vita che sto a dieta, non è vero che non le faccio, le faccio. Ho provato a mantenere questi miei 17 kg che ho perso perché non li posso riprendere. Allora ho cominciato a fare la dieta della mela una settimana fa. La dieta della mela, vi do un indizio, consiste in questo: la mattina una mela, a metà mattina le bucce della mela che spuntino, a pranzo hai due mele grattate, la sera hai 8 mele, quindi fai una cena aperitivo con tutti gli amici, che da sola non ce la fai. Poi dalla pera, alla, te devi fare una pera, vanno a dormire. Poi ho fatto la dieta quella dissociata, gli altri non mangiavano, io mi sono dissociata. Ho provato anche a fare la dieta solo insalata. Chi è che piace l'insalata? Alzate la mano. Si vede dalla faccia. Ma come fate a mangiare l'insalata che stai 3 ore? La mandi giù e preghi Dio che ritorna su, almeno perdi tempo un'altra mezz'ora. Io me la mangio l'insalata, ma ci metto le noci, il pachino, il datterino, se apri bene sotto c'è sta pure un piatto di spaghetti, cazzo. Il petto di pollo alla piastra! Ti si incastra qua! Non scende neanche se ti mandi giù uno tsunami d'acqua. Però durante la pubblicità ho capito che nella pubblicità in televisione ti danno anche dei consigli per bruciare le calorie.
Ad esempio c'è la famosa dieta di Alessia Marcuzzi, lo yogurt Activia, quello con il bifidus acti regularis che ti regola l'intestino. Hai visto la Marcuzzi? Adesso sto bene. Non mi pare, che ti è passato il bifidus di mezzo chilo? Dice, adesso sto bene, ma mi dovevate vedere 15 giorni fa. Ah, con la merda fino a qua, ho capito. Cioè, perché questo yogurt in 15 giorni ti manda de corpo. Si spera, se no mi esce per le orecchie, mi esce, mi ricoverano. E poi c'è la dieta di Paolo e Francesca. Hanno detto no al colesterolo. Bene. Ma da oggi possono dire di sì al gelato con valsoia. Hai visto come sono felici di mangiarlo? Sono sul divano, il marito va in cucina per freezer, prende sta cassa da morto. Va dalla moglie, fa, amore, vuoi il gelato? E lei, cos'è, valsoia? Amore, valsoia, abbiamo detto no al colesterolo. E lei, ma che gliel'hai detto tu? Amore, gliel'ho detto io, ma tu hai detto di sì a valsoia. La prossima volta mi faccio i cazzi miei, non gelato, basta. Quanti di voi qui a Rometta, poi che venite dal nord, al centro, al sud, odiano la pubblicità? Alzate la mano. Ma che popolo intelligente. Io ho mia nonna, 98 anni, è talmente abituata alla pubblicità che dice, ma sti film sempre in mezzo ce li mettono, no? Se fa prima. Facci caso, tu uomo rientri a casa da lavoro, hai un'ora di pausa pranzo, stai per fare la prima forchettata di pasta asciutta che ti piace tanto e si sente quella voce dalla televisione che ti fa, quando la diarrea ti sorprende. Ma di tutta la giornata, mentre sto a mangiarmi deve sorprendere. E quella vecchietta poverina che non riesce ad andare al bagno, sono 3 settimane, murata, esce dal bagno felice perché ha messo la supposta Eva Q. Ma la peggiore di tutte le pubblicità è quella di quella ragazza che alle 3 di notte telefona alla mamma che a casa preoccupata risponde, Anna, che succede? No mamma, devo dirti una cosa importante, ma è un incidente. No, non è un incidente, devo parlarti di una cosa ma non riesco a dirtelo, mi vergogno. A tua madre puoi dire tutto, ma torna a casa, ne parliamo. No, riesco a dirtelo a distanza perché guardandoti negli occhi non ce la faccio. Dillo a mamma, ma torna, ascolta mamma, a volte... No, io rido perché già so come va a finire. Cioè, a volte cosa? A volte... Vedi mamma, a volte mi capita che... Ho un fastidioso prurito intimo, la mamma, ah, non è niente a mamma, devi far meno la zoccola. È così.